La maggior parte delle cose possiamo controllarle noi stessi, all'interno di noi stessi, del nostro corpo. Possiamo controllare noi stessi. Intrinsecamente, ognuno di noi vorrebbe fare delle cose buone nella vita. Ma come mai alcune persone fanno delle cose cattive e altre delle cose buone? Spiritualmente, c'è una soluzione per fare in modo che ciascuno di noi faccia cose buone e non cattive? Vedi, non ci sono cose cattive e cose buone. Se davvero lo osservi attentamente, non ci sono cose cattive e cose buone. Le persone compiono azioni. Alcune azioni producono conseguenze terribili. Alcune producono conseguenze meravigliose. È tutto qua. Ogni essere umano è alla ricerca della propria felicità. Cercando la tua felicità, stiamo facendo così tante cose su questo pianeta. Pensiamo che ora l'India si stia sviluppando, o il mondo si stia sviluppando. Ma se chiedi gli insetti indiani, dico, sono anch'essi cittadini di questa nazione, pensano che stiamo facendo loro le cose più orribili. Se chiedi agli uccelli, penseranno che stiamo facendo loro le cose più orribili. Se chiedi a qualsiasi creatura su questo pianeta, diranno tutti che siamo le creature più terribili sul pianeta. Sì o no? Al tempo stesso, la maggior parte delle persone al mondo dice che crede in Dio e che tutte le creazioni di Dio sono uguali e tutto il resto. Sai, hai sentito tutte queste cose. Ora, qual è la cosa buona? Non esiste una cosa simile. Ognuno è alla ricerca della propria felicità. Devi capire. Sai qual era il titolo più alto per un uomo in Tamil Nadu nei tempi antichi? Il più grande uomo nella cultura tamil significa che vuol dire colui che ha ucciso un migliaio di elefanti è il più grande uomo. Virapan era arrivato a metà strada, ma abbiamo detto che è un criminale e lo abbiamo ucciso. Quindi, ciò che è buono, ciò che è cattivo, è solo contestuale per quei tempi e quelle società in un dato momento. Perché buono e cattivo viene giudicato per le conseguenze che genera, non per l'azione. Voi state tagliando i corpi delle persone. È come un omicidio, ma con buone intenzioni. Se la conseguenza è buona, si chiama una chirurgia. Se la conseguenza è cattiva, si chiama un omicidio. Non è così? Stesso coltello, sì o no? Con quale intenzione e quale conseguenza lo crei? Sai, circa il 20% del nostro tempo, delle nostre energie e risorse viene speso nelle prigioni nel sud dell'India e anche negli Stati Uniti. Le persone continuano a dirmi, Sadhguru, perché passi così tanto tempo con questi criminali? Stiamo tutti aspettando a malapena riusciamo a vederti e tutte queste cose. Io non vedo nessun criminale, tutto ciò che vedo è ogni essere umano è alla ricerca della propria felicità. Anche l'uomo che tu chiami criminale è alla ricerca della propria felicità. L'unica cosa è che sta perseguendo la propria felicità molto più vigorosamente di te. E non puoi biasimarlo, ti sta anche dando lavoro. Quindi è la conseguenza dell'azione. Ecco perché ho detto se funzioni a partire dalla tua umanità, non fissando le tue azioni, ma solo cercando una conseguenza che sia meglio per ciascuno. Qualunque cosa necessaria la farai. Ed è così che dovrebbe essere, non è così? Così, invece di fissare le tue azioni come buone o cattive, se operi a partire dalla tua umanità, cerchi sempre una conseguenza positiva per il maggior numero di persone. Con ciò, le tue azioni scaturiranno dalla tua intelligenza, non dalla tua moralità.